usa il permesso premium per far perdere le proprie tracce. Detenuto non fa ritorno a Villa Andreino. Il sindaco Peracchini traccia un bilancio della sua azione amministrativa a metà del suo mandato. Il Natale degli Spezzini, le antiche tradizioni, la fede e il valore della famiglia. Presentato in Regione il calendario che celebra le bellezze spezzine, da gennaio 2020 assieme al Giornale dell'Arte. Uno Spezia in inferiorità numerica porta a casa un punto nel derby ligure con l'Entella. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del TLS Giornale. In apertura alla cronaca, un detenuto che deve scontare una pena di 19 anni non è rientrato ieri da un permesso premio nel carcere di Villa Andreino. Appena qualche ora prima un fatto analogo era accaduto a Genova relativamente al carcere di Marassi. Si apre quindi il dibattito sui permessi premio, con quali forme, con quali procedure concederli. Ginevra Masciullo e Davide Morina. È stato dichiarato evaso l'uomo che dopo un permesso premio di pochi giorni non si è ripresentato davanti al carcere di Villa Andreino, dove era atteso alle 9 del mattino del 26 dicembre. Passate 12 ore, per la legge si tratta di evasione, come se l'uomo fosse fuggito dalla struttura carceraria. L'episodio non è però isolato, infatti due casi simili sono stati accertati a Genova, dove carcerati, con profili quasi uguali, non hanno fatto ritorno a Marassi. Tutti e tre gli evasi dovevano scontare una pena lunga dai 19 ai 21 anni, anche se per motivi diversi. Benché il numero dei mancati rientri sia limitato rispetto al numero dei detenuti, il fenomeno desta preoccupazione. In Liguria, nei primi sei mesi dell'anno, episodi di questo tipo sono stati 23, su un totale di 1.500 ospiti. I sindacati della Polizia Penitenziaria chiedono al Ministero un tavolo tecnico sul tema e la partecipazione alle commissioni che contribuiscono alle decisioni sui permessi premio. E ancora cronaca, perché la scorsa notte in via Maralunga alla Spezia agenti della mobile hanno individuato un camper con all'interno numerose lastre di rame per un peso di oltre 100 kg. All'interno del mezzo anche tre giovani individuati come responsabili dell'ingente furto che era stato effettuato asportando il prezioso materiale dal capannone di una ditta specializzata in lavorazioni metalliche sito nelle vicinanze. I tre, si tratta di due minorenni nomadi di 16 anni e di un 38enne bosniaco, sono stati quindi condotti in questura. La messa di mezzanotte del 24 dicembre ha il significato di far presente, di far diventare reale il miracolo della nascita di Gesù. Il vescovo diocesano, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, ha presieduto le celebrazioni. Raffaele Maulella. Con la solennità del Natale, la Chiesa celebra la manifestazione del Verbo di Dio agli uomini. È questo infatti il senso spirituale del Natale. La nascita eterna del Verbo nel seno degli splendori del Padre, l'apparizione temporale nell'umiltà della carne e il ritorno finale all'ultimo giudizio. Già nell'antica Roma, il 25 dicembre, si celebrava la festa del Natalis Solis Invicti, celebrando in questo giorno la nascita di colui che è il sole vero, la luce del mondo, si è voluto dare un significato del tutto nuovo a questa antica festa. Tutta la terra rivolge oggi lo sguardo ad una mangiatoia dove il cuore trepida contemplando il sonno di un bambinello. Credenti e non credenti lo attendono come il giorno in cui deve esserci pace, in cui devono essere lasciati da parte i cattivi sentimenti, il giorno che porta speranza, che suscita gioia e sentimenti di unione e affetto verso i propri cari. Lo sguardo degli uomini e delle donne di fede riesce a scoprire, adagiato in quella paglia, avvolto in quei poveri panni, il Creatore Onnipotente. Il Dio di Israele, il grande Dio Onnipotente e Creatore, che si fa vicino a noi nel modo più semplice, più umano, più comprensibile, più tangibile, ma che nel contempo ci interroga profondamente. Perché in quel bambino noi scopriamo Lui, Redentore del mondo, ma proprio perché ci vuole unire a Lui scopriamo ogni fratello bisognoso, scopriamo la necessità dell'annuncio evangelico nuovo, scopriamo la necessità dell'adorazione profonda al Dio che si fa uomo.
scopriamo l'unicità del Signore Gesù. E questa è la nostra fede, credere che Dio è uno nel mistero della comunione trinitaria, Padre, Figlio e Spirito Santo, lo facciamo col segno della croce. Credere che il Figlio di Dio, che è vero Dio, si è fatto uomo come noi, prendendo un'umanità piena come la nostra. E sapere che in quel gesto umile e semplice si è accesa la luce della nostra salvezza. A noi sta accoglierla, adorarla, viverla e comunicarla ai fratelli nell'annunzio di fede del Vangelo e nel gesto di carità misericordiosa, nel perdono reciproco e nel cammino fatto insieme. Ecco, accogliamolo così, perché il nostro Natale veramente goda di quella gioia che l'angelo ha annunziato ai pastori e che noi vogliamo vivere nella pienezza della nostra fede. Il servizio che abbiamo appena visto è stato curato da Don Paolo Cabano. Gesù bambino che emerge dal mare, accompagnato dai sub che lo depongono nelle mani del parroco del paese. È la tradizione del Natale subacqueo di Tellaro che si rinnova ormai da mezzo secolo. Aurora Razza. Una tradizione durante la vigilia di Natale portata avanti da 49 anni e uno dei borghi più belli d'Italia a fare da sfondo. Si è svolto anche quest'anno a Tellaro il Natale subacqueo. Babbo Natale e i suoi elfi sui trampoli hanno accolto i visitatori nel borgo del paese, mentre in serata il coro gospel ha rallegrato i numerosi presenti con canti natalizi. Ma l'appuntamento atteso da tutti è stata la nascita del bambino Gesù, raffigurato da una statuetta che venne donata da Papa Giovanni Paolo II ed è emersa dall'acqua. Accompagnata nelle mani del parroco del paese, è stata poi portata in processione dai fedeli fino in chiesa per la messa di mezzanotte, attraversando le antiche vie del paese illuminate da migliaia di lumini. Luci preparate con vasetti di vetro in cui viene colata la cera e il tutto seguito dai fuochi d'artificio lanciati dopo anni dal campanile della chiesa. Un evento che incanta, ma nulla è lasciato al caso. I preparativi iniziano a novembre con i volontari dell'Unione Sportiva Tellaro. È una tradizione che serve al borgo ad aggregare la popolazione, che è sempre stata comunque distante dal capoluogo, quindi da Lerici e dalla Spezia, e che serve a tutti noi a festeggiare insieme e a vederci insieme un giorno di più oltre i normali giorni dell'anno, ma essere tutti felici insieme e festeggiare insieme a quelli che ci verranno a trovare, che ci sono venuti a trovare oggi, la festività del Natale. E oltre al valore religioso, il Natale rimane per molti un momento di convivialità, un momento di condivisione, un'occasione per riunire parenti e amici attorno alla stessa tavola. Siamo andati a chiedere agli spezzini come hanno passato queste giornate di festa. Ginevra Masciullo e Davide Morina. Natale è passato e noi siamo andati a chiedere agli spezzini come hanno trascorso questi giorni di festa. In casa, a pranzo, con tutti i parenti e gli amici. In casa, in famiglia, nonostante la giornata bella ci spingesse ad uscire, però il programma era quello di stare in casa con la famiglia. Il Natale è andato benissimo, perché come al solito è in famiglia e quindi c'è il clima di festa e siamo abituati, io ho una certa età, abbiamo sempre fatto il Natale in famiglia. E basta, senza troppi sfarzi, una cosa abbastanza familiare, ecco. Però noi diamo ancora un significato abbastanza profondo, ecco, a questo anniversario, per cui siamo stati bene. Quali sono stati i prodotti più acquistati? I prodotti più acquistati sono i classici, le noci, i datteri, i fichi, le prugne, che vanno sempre bene, le mandorle. Poi quest'anno abbiamo adoperato anche degli altri prodotti, te li faccio anche vedere. Abbiamo avuto un po' di queste cosine molto buone, la frutta disidratata,
e anche il vegetale, che non guasta per chi non si vuol sentire in colpa perché è verdura per la dieta. E i canditi, perché comunque c'è sempre una buona fetta di clientela che fa ancora i panettoni genovesi, li fanno in casa. E quindi i canditi, macedonio misto, candito, così sono andati abbastanza. Come hai trascorso questi giorni di festa? Allora, come al solito, con tutti i parenti in casa, le zie che litigano tra di loro, però è lo spirito del Natale è proprio quello di cercare di andare d'accordo tutti, quindi diciamo che quello uno se lo fa piacere, viene una volta l'anno. Come sono andati questi giorni di festa? Sono andati ottimamente, a Dio volendo e a Dio piacendo, è andato bene. Siamo stati in famiglia, tutti quanti, è meglio di così che si può avere. Poi speriamo che l'onnipotente ci dia ancora la salute, che è più importante dei quattrini, a mio parere. E faccio gli auguri a tutti di felice anno nuovo, sperando che sia per tutti molto, ma molto proficuo. E in questi giorni il pensiero va anche all'anno nuovo che sta per cominciare, ma come sarà il 2020 per gli spezzini? Nella consueta nota settimanale Riccardo Sottanis riassume i problemi che la città vorrebbe vedere risolti nell'anno nuovo che sta per arrivare. Vediamone un'anteprima. Il 2019 sta per concludersi e successi ed insuccessi vanno in archivio come al solito. L'attenzione di tutti noi è rivolta all'anno che verrà, il 2020. Molte sono le aspettative dei singoli e della città. Ma cosa si aspettano in concreto gli spezzini nei prossimi mesi? I progetti insoluti sono tanti e incidono sulla vita quotidiana di ciascuno di noi. Fra i tanti sogni rimasti nel cassetto nel 2019 c'è sicuramente il progetto del nuovo ospedale. Ce lo avevano promesso pronto per l'autunno del 2020, ma oggi al Feletino, al posto dell'ospedale demolito, c'è una grande spianata. E il vecchio Sant'Andrea deve ancora sopportare tutto il peso di una sanità piena di problemi. Come dare torto a chi pensa che la città non avrà mai una struttura ospedaliera efficiente? Da veri ottimisti noi non ci arrendiamo e attendiamo fiduciosi che la Regione avvii nei prossimi mesi un nuovo progetto. Sarà la volta buona? Lo speriamo vivamente. E che dire della variante Aurelia iniziata con le Colombiadi del 1990, quasi 30 anni fa, e ora bloccata a metà. Ci hanno promesso che i lavori riprenderanno a primavera del nuovo anno. Attendiamo, e sempre per la prossima primavera sono previsti i lavori per il consolidamento di Via dell'Amore, quel gioiello naturale che richiama da sempre milioni di turisti da tutto il mondo e che oggi è chiusa nonostante siano disponibili ben 11 milioni di euro. La primavera del 2020 dovrebbe coincidere dunque con la ripresa di tanti progetti, ma anche con il ritorno alle urne per il rinnovo dell'Assemblea regionale. Non c'è che da augurarsi che non siano dunque solo promesse elettorali. Il nostro augurio invece è che il 2020 porti a tutti noi serenità, salute e lavoro. Buon anno! L'ospedale è nelle periferie della città. È un sindaco Peracchini a tutto campo, quello protagonista dell'edizione straordinaria di A Tamburo Battente, la trasmissione condotta da Renzo Raffaelli e Riccardo Sottanis. Sindaco, uno dei problemi che sta più a cuore agli spezzini è l'ospedale. Ne abbiamo bisogno tutti, lo diciamo sempre tutti quando abbiamo qualche familiare ricoverato in ospedale. Oggi siamo di fronte ad un bivio importante. L'ospedale del Felettino, che sognavamo pronto per il 2020, non ci sarà nel 2020. Il Presidente della Regione ha investito 18 milioni per ristrutturare e potenziare anche gli organici del Sant'Andrea. Ma lo avremo davvero questo ospedale nuovo, prima o poi? Beh, intanto io per primo voglio un nuovo ospedale e quindi col Presidente della Regione purtroppo abbiamo dovuto chiudere un appalto integrato che non ha dato le aspettative e non ha rispettato le norme che erano previste. Quindi ci sarà una nuova gara con i soldi, tutti i soldi, senza permute questa volta. Il
progetto, con lo stesso progetto, proprio per non perdere tempo, e da quando sarà segnato i tre anni e mezzo ci vorranno per aprirlo. Detto questo, siamo tutti impegnati, il Presidente lo ha detto la settimana scorsa venendo proprio qua a presentare e a proporre gli oltre 18 milioni di euro in più rispetto a tutto quello che serve, e in più ci sarà un progetto specifico per l'abbattimento delle liste d'attesa. Quindi siamo tutti impegnati per migliorare la situazione attuale, dare delle risposte ai nostri concittadini che giustamente aspettano. Detto questo, però, ci sono anche tante personalità, tante cose che funzionano, e dobbiamo avere anche il coraggio di dirlo ogni tanto, perché sennò trasmette negatività, non fa bene. Sindaco, dia il voto alla Giunta Peracchini, 2 anni e mezzo di Giunta Peracchini, con una breve motivazione. Ma io 8 e mezzo. 8 e mezzo perché sono tutti i ragazzi, io per primo, che abbiamo lavorato esclusivamente nell'interesse della città. E l'abbiamo lavorato a tempo pieno, non abbiamo mai perso un minuto, in modo serio. Quindi una giunta che ha fatto bene, con persone competenti, e cerchiamo di continuare così, perché 30 mesi sono passati, altri 30 tutta, e poi saremo giudicati. L'assessorata alla cultura se lo vuol proprio tenere? Lo vedremo. Bene, l'intervista completa al sindaco, che è presidente della provincia, Pierluigi Peracchini, questa sera a Tambura Battente in edizione straordinaria alle 21:30. Un Natale speciale per i bambini di neuropsichiatria infantile all'ospedale di Sarzana. Il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, l'associazione Insieme per i diritti dei nostri figli hanno infatti festeggiato il Natale con i bambini del reparto, distribuendo loro doni offerti da Coop Liguria. Presente anche il direttore sociosanitario di ASL 5, Alessandra Massei. I vicoli del centro storico, gli scorci sul mare, i palazzi Liberty, il museo Lia. Le bellezze della città di Spezia, ritratte in fotografia e inserite in un calendario che sarà allegato alla prestigiosa rivista nazionale Il Giornale dell'Arte. Il calendario è stato presentato questa mattina a Genova dall'assessore alla promozione turistica della Regione Liguria Gianni Berrino e dall'assessore del Comune della Spezia alla promozione della città Paolo Asti. E sono stati installati 2 nuovi ATM Postmat a Monte Marcello e a Sesta Godano. Lo scopo è quello di andare incontro anche alle esigenze delle piccole comunità locali. Gli ATM consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche di carte postpay accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Alle 18 di domani pomeriggio sarà presentato al Teatro Impavidi di Sarzana il romanzo Cavalieri di Specchi. Parteciperanno i 2 autori pisani, Fabrizio Bertelloni e Giovanni Vannozzi. Introdurrà all'incontro lo scrittore e giornalista spezzino Marco Ursano. Canto libero, un omaggio alle canzoni di Battista e Mogol. Domenica sera al Teatro Civico un ensemble di 10 musicisti si esibirà in una rivisitazione di tutti i successi del grande cantautore italiano Lucio Battisti. E ora passiamo allo sport, parlando di Spezia Calcio. A Chiavari contro la Virtus Entella, uno Spezia in inferiorità numerica esce imbattuta. Poche le occasioni create dalle 2 formazioni nel match di ieri sera, che termina a reti inviolate. Ascoltiamo alcune voci del post partita nel servizio di Enrico Lazzari. Il pareggio di Chiavari per 0-0 conferma il periodo positivo da parte degli Aquilotti, soprattutto dal punto di vista difensivo, dal punto di vista della solidità della squadra. Purtroppo però si sono ripetuti episodi arbitrali non certo positivi anche in questa gara, come già successo in quella di Venezia. Lo Spezia ha terminato ancora una volta la gara con 10 uomini per espulsione di Erlich ieri, come già avvenuta a Venezia con quella di Maggiore, espulsioni che non ci stavano, espulsioni assurde che si vanno a sommare ad altre situazioni, ad altri torti arbitrali già visti in questa prima parte del campionato. Certo che terminare tutte le gare, soprattutto in trasferta, con 10 uomini a mezz'ora dalla fine non è certamente facile. Ieri
Lo Spezia è riuscito comunque a tornare con un pareggio dal difficile campo della Virtus Entella. È stato un derby sicuramente giocato dal punto di vista agonistico ad alti livelli, non certo invece bello dal punto di vista tecnico. Poche occasioni da una parte e dall'altra, una clamorosa per l'Entella, un'altra dalla parte di là per Bartolomei, che però spedisce fuori. Un pareggio che lascia immutata la classifica per quanto riguarda gli Aquilotti, che ora dovranno però cercare di ottenere il massimo dalla partita in casa con la Salernitana. No, penso che quando vi dico che a Venezia dobbiamo stare più attenti nel far sventolare cartellini gialli dove si può evitare, dove si può cercare di lavorare in maniera pulita, oggi devo dire la verità, rimanere in 10 per una situazione dove c'è il nostro portiere la palla in mano, dove nessuno dell'Entella può intervenire, è ovvio che si complica una partita dove avete visto anche voi, eravamo no giovani, di più, stavamo tenendo il campo in maniera fantastica, stavamo facendo quello che dovevamo fare, è normale che si complica tutto, devi stringere i denti, devi chiaramente snaturarti, e ancora una volta, ok, non facciamo gol, però i ragazzi si dimostrano dei ragazzi con un attaccamento e con uno spirito di sacrificio mostruoso. Partita sporca, tattica, naturalmente anche tosta. Il rammarico c'è perché abbiamo avuto una grandissima occasione a due passi dalla porta e Scuffetta ha fatto una grande, grandissima parata. E naturalmente, nei momenti importanti della partita, quando siamo rimasti in 11 contro 10, non siamo stati lucidi, molto lucidi. Abbiamo giocato troppo sul lungo e invece dovevamo far girare più la palla, dovevamo aggirarli molto. Questo non l'abbiamo fatto per lunghi tratti della parte finale della partita. E quindi alla fine, dai, 0-0, prendiamoci il punto. Naturalmente queste sono partite dalle quali può uscire tutto quanto. E come sempre in conclusione veniamo alle previsioni meteo. Al mattino soleggiato, al pomeriggio possibilità di qualche addensamento nei versanti interni. Umidità su valori medio-bassi, venti deboli o moderati, mare poco mosso, le temperature oscilleranno da una minima di 6 ad una massima di 11 gradi. Ed era davvero questa l'ultima notizia. A voi tutti, come sempre, l'augurio di una buona serata.